Vabbè. Bene, riprendiamo allora i lavori con i due interventi che concluderanno questa giornata particolarmente intensa. Saranno due interventi, il primo del professor Vittorio Iervese dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e un intervento del dottor Nader Tayser di uno spin-off accademico dell'Università di Genova. Lascerei quindi immediatamente la parola al professor Iervese per il suo intervento. Bene, buonasera. Buonasera a tutti. Aggiungo soltanto che oltre l'incarico universitario ci tengo a dire che sono anche il presidente del Festival dei Popoli, che non è un vero museo ma ha un archivio che in qualche modo sta ragionando su come poter superare le crisi e rinnovarsi, anche dare un senso alla propria esistenza. Intervenire alla fine di una giornata così intensa presenta due privilegi. Il primo è che confidi nel fatto che le persone siano più stanche e quindi anche più indulgenti. Il secondo privilegio è che hai ascoltato gli altri relatori. Quello che mi seguirà l'ho interpellato prima nella pausa e so che, come dire, con lui dovremmo fare i conti in tutti i sensi di questa ambigua mia espressione. Allora mi sono preso un altro privilegio di considerare questa giornata un po' come una visita ad un museo in cui si entra in una certa maniera e si esce trasformati. Perché è un po' questo poi un museo, no? Un altoforno piuttosto che un luogo di deposito di memorie morte, è un posto dove entri in una maniera e ne esci diverso. Allora io mi sono segnato tutti quanti i punti di questi degli interventi, quelli che mi hanno colpito, e cerco di interpretare il mio contributo a questa giornata collegandomi, dando, come dire, una continuità a questa discussione in modo tale da poter rendere un po' più ricca nei punti in cui mi sento di convergere, ma anche i punti in cui divergo e non sono consenziente. Allora, iniziamo innanzitutto dal titolo. Il titolo Trasformare il tempo in spazio, che sta un po' di esoterico, me ne rendo conto, in realtà è una citazione anche abbastanza famosa del premio Nobel per la letteratura Pamuk, che alla domanda appunto che cos'è un museo, lui rispose più o meno in questa maniera: è il luogo che permette di trasformare il tempo in spazio. Se girate un po' per il web trovate che questa citazione viene ripetuta molte volte senza però entrare veramente nel merito, un po' come quando si scrivono le frasi sul diario, sono enfatiche, sono belle, ma poi che cosa significhino davvero, cosa implichino davvero, uno non lo sa. E allora io sono andato a vedere questo museo, io vi presento tre esempi empirici, non perché siano i migliori, ma perché ci permettono di continuare alcuni dei discorsi che abbiamo iniziato. Trasformare il tempo in spazio è quello che in effetti, se uno ci riflette bene, prova a fare un museo, nell'accezione antica che prima Trione diceva e ricordava, è quella accezione che poi viene messa in discussione, in crisi, in qualche modo anche stressata dalla contemporaneità. Cioè significa in qualche modo riuscire a render conto in un percorso geografico, spaziale, confinato, dell'accumulo del tempo, dell'accumulo progressivo dei processi. Lo si può fare in forma cronologica, accademica, ma lo si può fare anche in modi che sono molto più complessi, anche molto più stratificati. Lo stesso autore che dà il titolo a questo mio intervento l'ha fatto facendo una cosa eccezionale, a mio avviso, quello che si chiama un museo romanzo. Il Museo dell'Innocenza è al contempo un romanzo che racconta della Istanbul, diciamo, tra gli anni 50 e 2000. Qualcuno di voi forse l'avrà letto. È uno straziante racconto d'amore, ma il racconto è un pretesto per raccogliere oggetti, testimonianze, tracce emozionali che poi lo stesso Orhan Pamuk mette in un museo fisico.
che ha luogo appunto in quell'incrocio di strade, in una zona molto suggestiva di Istanbul, e che confonde in modo clamoroso e voluto il piano della finzione e il piano della memoria, il piano della traccia storica e il piano della emotività personale. Molto si potrebbe dire su questo, su questa iniziativa, su questa grande e geniale idea. Quello che si può dire, sicuramente è necessario dirla, questa idea viene a Pamuk dopo aver visitato tanti musei, tra cui alcuni in Italia, soprattutto case museo. Noi abbiamo parlato di musei in modo un po' troppo generico e indistinto, sappiamo tutti e siamo consapevoli che le tipologie sono talmente tali e tante che qualsiasi discorso facciamo tiene fuori qualche modalità museale o contenitore museale che non è necessariamente riassumibile negli altri, uguale agli altri. Le case museo, ad esempio, sono uno di questi esempi, di uno di questi casi. Ecco. Cosa fa, tra le altre cose, Orhan Pamuk? Scrive un romanzo che ha un successo, ha una sua vendita, costruisce in questo romanzo, parla di un museo che si andrà a costruire, lo costruisce e lì mette le tracce delle storie che uno ha potuto leggere in questo romanzo. Tracce che sono poi anche il precipitato, il risultato della sua attività di collezionista, diciamo da anni e anni di raccolta e di frequentazione anche dei mercatini e dei musei del mondo. Tra le altre cose, se andate nella pagina di questo museo trovate un manifesto e siccome parliamo di ricostruzione, ricostituzione dei musei, oggi abbiamo sentito tante cose molto interessanti, in questo manifesto ci sono degli spunti molto intelligenti, molto provocatori, alcuni dei quali in qualche modo contenuti anche nelle relazioni che mi hanno preceduto. Ve ne faccio vedere alcuni, vi semplifico ancora più la vita, diciamo così, guardiamo soltanto questa parte qui, visto la brevità. Dice che sostanzialmente il passaggio, che è quello che poi prima storicamente qualcuno ha provato a delineare, tra musei nazionali o musei, diciamo, con le mura chiuse, ecco, ai musei moderni, sono molto simili, questo passaggio è molto simile a quello che in letteratura è avvenuto tra epopea nazionale e romanzo. Sostanzialmente quello che dice Pamuk mette dentro l'individuo piuttosto che l'etnocentrismo della comunità, del gruppo, della nazione, degli eserciti. Questo è un elemento che oggi è stato evocato, ma secondo me non chiaramente distinto. E da buon romanziere, Pamuk dice i musei dovrebbero essere come i romanzi, ma non lo sono. Sono spunti, dovremmo andare a approfondirli, ma credo che ciascuno possa poi farlo anche successivamente. Il secondo punto, l'articolo 5 di questo decalogo, che un po' si prende in giro, però insomma lo fa seriamente, dice che ciascun museo, piuttosto che guardare appunto all'etnocentrismo, all'identità coerente e convergente, dovrebbe rivelare l'umanità degli individui. Una cosa che oggi è uscita fuori, ma che secondo me vale la pena sottolineare, è che tutti quanti abbiamo parlato di un lato o l'altro del museo, che in realtà è un'interazione reciproca. Questa interazione non si svolge tra individui tabula rasa e altri che sono detentori di una memoria, ma è nell'abbinamento strutturale tra queste due esperienze. Quindi ciascuno porta dentro il museo e seleziona dentro il museo, lo sappiamo perché ciascuno di noi sa che fa un suo palinsesto all'interno del museo, ci porta la propria esperienza. Questa interazione, a mio avviso, è ancora sottovalutata e quindi c'è un margine ancora molto forte di come dire, di costruzione anche di questo dialogo. Ci sono dei mediatori, le guide sono dei mediatori di questa conoscenza, importantissimi e importantissime, ma si può fare molto di più. Punto 10, li trasformano, abbiamo bisogno di musei che onorano i quartieri, le strade, le case, i negozi nelle vicinanze e li trasformano in elementi delle loro mostre, cioè queste storie personali che ciascuno porta devono essere tenute in considerazione nel modo in cui interagiscono con il museo nella vecchia accezione. Sembra un po' quello che diceva l'ultimo relatore che mi ha preceduto, no? Questa idea del coinvolgimento partecipativo della comunità.
Il fatto è che noi utilizziamo dei termini che sono veramente importanti, veramente densi, e forse per brevità anche di un convegno non riusciamo a entrare dentro alla domanda come si fa a far questo, qual è l'implicito. È chiaro che tutti quanti noi pensiamo che coinvolgere le comunità sia importante, ma che significa coinvolgere una comunità? Allora, io riprendo questi tre punti, come dire, sintetizzandoli, la capacità di narrazione di un museo. Innanzitutto significa dire che ogni memoria è una costruzione dovuta all'interazione tra due elementi. Ci tornerò dopo, nel prossimo passaggio. Secondo, la capacità di confronto con la diversità. Finora abbiamo tutti parlato del museo come un luogo di consenso, di coerenza. In realtà i musei beneficiano del lavoro sul dissenso, sul conflitto, sulla sorpresa da una parte, ma anche sulla capacità di affermare che il mondo dentro al museo o delle offerte del museo non sono necessariamente quelle che debbono seguire la quotidianità esterna. Questo può essere un sintomo di vecchiaia del museo, di anacronismo del museo, ma può essere anche invece il sintomo di qualcosa di più, come dire, che crea un coinvolgimento e una lotta, un corpo a corpo con lo spettatore molto interessante. Cercherò di darvi qualche esempio. Infine, la capacità di trasformare il tempo in spazio presume anche che si riesca a trasformare questi spazi in luoghi. È una vecchia categoria sociologica. Per dirla in due parole, il luogo è uno spazio sociale, uno spazio riempito di pratiche sociali. Un parcheggio di un supermercato è uno spazio, è un luogo in cui si parcheggiano le macchine fino alla chiusura del supermercato, poi diventa un luogo d'appuntamenti, di gioco per gli skater dopo. Quindi un luogo che diventa uno spazio che diventa luogo significa come faccio non soltanto a far entrare la città, il contesto dentro al museo, ma a trasformare la città nel mio palinsesto che parla, evoca, fa riverberare quello che ho appena visto. Firenze ne è un esempio clamoroso, ok? Non tutte le città sono come Firenze, ovviamente. Secondo punto, qui parliamo di un altro museo. Mentre il museo di Istanbul è stato aperto agli inizi, diciamo, del 2000, questo è un museo di recentissima apertura a Mestre, è un museo del Novecento, un museo bellissimo, architettonicamente molto molto bello, ovviamente che ha visto un investimento clamoroso da parte della fondazione, da una fondazione di Venezia. È stato fondato a dicembre dell'anno scorso, quindi è veramente recentissimo. Qualcuno forse l'avrà sentito, ma credo che pochi di voi abbiano potuto vederlo. È un museo sul Novecento, ma è un museo che lavora su delle contraddizioni, sul fatto che il Novecento sia stato il secolo più difficile da raccontare, perché è pieno di contraddizioni, di opposti, di divergenze, di frizioni, di conflitti ovviamente, e questo ne è la sua ricchezza. Quindi una delle grandi capacità di questo museo, oltre ad altre che vi dirò fra poco, è stato quello di appunto prenotare un viaggio nel tempo che riporta alle contraddizioni dell'attualità. Vale a dire che se uno entra dentro M9, io ho seguito la costruzione di questo museo da parte dei colleghi storici che hanno un'associazione di public history, cioè quella parte della storia che si pone l'obiettivo di uscire dall'accademia e appunto di valutare l'impatto sulla società attraverso mezzi espressivi diversissimi. Innanzitutto è un museo che nasce per dire qual è il rapporto che avrà questa struttura col resto della città, del luogo. Mestre particolarmente complicato rispetto alla vicina Venezia, è inutile che ve lo dica. Quindi è una rigenerazione urbana, quindi è un spazio architettonico, uno spazio da vivere, è un importante progetto di rigenerazione, appunto, come si può leggere lì sopra. Tutto questo entra in dialogo non nella maniera in cui a Bilbao un museo è diventato il punto di attrazione che in qualche modo sovrasta addirittura l'identità della città,
ok? Il contenitore che diventa più importante del contenuto, il museo che si fa opera. Non è questo. Questo diventa un museo, e qui un po' la risposta anche a alcune delle, diciamo, la domanda che io facevo a Trione prima. Questo è un museo che, per esempio, ha pensato una modularità dei propri spazi in modo tale che le richieste degli eventi interni possano essere accettate proprio nella misura in cui il museo è capace di essere il più possibile mobile, flessibile, aperto. Chiaro, è un museo di nuova costruzione, non potremmo pensare di farlo qui, ma è un museo intelligente da questo punto di vista. Ed è un museo che, se vedete sotto, appunto dice: il Novecento è stato anche per l'Italia, e forse più che per altri paesi, il secolo delle massime contraddizioni. Non è la convergenza curatoriale, la coerenza curatoriale a essere il punto di forza, è proprio l'incoerenza, la contraddizione. Perché vi dico questo? Perché oggi abbiamo parlato, tanti hanno parlato di memoria, ma io credo che forse dovremmo tutti quanti un po' chiederci com'è che funziona davvero questa benedetta memoria. Perché è un bel valore la memoria, lo sappiamo tutti quanti. E se vogliamo capirlo dobbiamo andare a trovare altre discipline che ce lo dicono. E infatti sono molto contento che questo sia un dialogo interdisciplinare. Per esempio la neurologia o la scienza, le scienze dure, ci dicono delle cose molto interessanti sulla interazione che costituisce poi la narrazione mnemonica e poi identitaria. Ma lo troviamo anche nella letteratura, il tanto citato e scarsamente letto Proust, nel senso che poi io stesso non ho letto la Recherche interamente. Sfido di qualcuno di voi l'avrà fatto, ma insomma è monumentale ed è in qualche modo presa a pezzi spesso. Dice una cosa molto bella, io leggo soltanto l'ultima parte. Come i nostri occhi, scusatemi giro perché lì non c'è il quadro pieno, come i nostri occhi, i nostri ricordi devono vedere doppio. Le due immagini si riuniscono poi nella nostra mente in un'unica realtà più viva. Bisogna un attimo lasciarlo lavorare, questa lunga citazione di cui vi ho letto soltanto una parte. Proust intuisce una cosa incredibile che i neurologi definiscono come il rapporto tra engramma ed esogramma. Ora, engramma qualcuno l'avrà sentito perché negli studi culturali si parla anche di engramma, eh? Abi Warburg ne parlava. Sostanzialmente è questo, l'engramma per i neurologi è la traccia dell'esperienza, una traccia chimica, elettrica, quindi non è che abbiamo la fotografia dell'incidente oppure della Venere che abbiamo visto oppure del momento di innamoramento, non abbiamo quella fotografia, abbiamo una traccia chimica scolpita, un solco nel nostro cervello, elettrica o chimica, a seconda di cui, insomma, di come si costruisce questa rete neurale. Ed è latente. Questa traccia viene riattivata, viene scatenata ogni volta che c'è un esogramma, vale a dire uno spunto, una traccia esterna, che attiva, che fa da trigger, proprio come se pensate all'esplosivo. Accende la miccia e riemerge l'esperienza, la sensazione, la Madeleine, ma anche Ratatouille, se ci pensate. Ok? Che è una citazione della citazione. Ritorno indietro, incredibile, risento quelle sensazioni, mi sento inquietato, mi sento emozionato, mi sento triste. La grande capacità che hanno i musei, nonostante quello che abbiamo detto sulle crisi, le difficoltà, bla bla bla, insomma ho visto tanti punti, ho segnato tanti punti di contraddizioni, di crisi, eppure ha questa grandissima capacità. Quella di essere un potentissimo esogramma, cioè di entrare in relazione con la parte più intima e anche più fortemente scolpita nell'interno dell'individuo ed evocarla. Io ve lo confesso, di fronte ad alcune cose, alcune mostre, mi vengono i lucciconi, le lacrime, non riesco a capire dove mi provenga, non che non sono un sensibile normalmente, però nella mostra del Verrocchio recentemente, e io che ho avuto la possibilità di vederla prima che ci fosse la massa, a un certo punto c'è qualcuno in sala che sa che è vero, e ho avuto proprio un'emozione. E dove arriva questa? Ho scoperto che veniva in qualche modo parlandomi, no? Cercando di interrogarmi da esperienze anche molto triviali,
molto fisiche, molto anche popolari. Per questo non ho particolarmente, mi dispiace che non sia in sala, non ho particolarmente, non ero molto d'accordo con Ventrellone quando parlava di alto basso, di detenzione, di deposito del sapere e dall'altra parte invece di inquinamento di questo sapere. Sono un sociologo, permettetemelo, non sono così propenso a pensare che da una parte ci siano, come dire, gli scrigni del valore e dall'altra parte ci sia semplicemente un inquinamento di questo valore che va difeso dalle orde e dalle masse. È chiaro che abbiamo dei problemi di comprendere come questa relazione possa non essere produttrice di disvalore ma di ricchezza, questo ovviamente. Quindi la memoria però si costruisce sempre e si rende evidente, ripeto, si costruisce perché è un'opera finzionale sempre. Ogni volta che noi ricostruiamo una memoria cambiano le reti neuronali, un po' come cambiano le scale del collegio di Harry Potter ogni volta che passano. Non so se l'avete visto. Ecco, così. C'è una rete continua, l'intelligenza sta nei collegamenti che riesci continuamente a fare, non in quante nozioni tu hai, questo hai risaputo. Per cui si rende evidente e si costruisce questa memoria proprio nella relazione tra engramma e esogramma, tra esperienza individuale, privata, non conosciuta anche nel proprio ovviamente cultura collettiva e personale, e l'esogramma che è quello che invece è l'attivatore, lo spunto, la fotografia, il quadro, la scultura e via dicendo. Vado al terzo aspetto. Ho sentito parlare anche di questa eterogeneità assemblata, più o meno è la sintesi dell'intervento di Mitchell. Il mostro è una eterogeneità assemblata. Il punto non è quindi che sia un mostro, ma come l'assembliamo e con chi lo assembliamo, questa eterogeneità. E diceva anche Mitchell che bisogna sempre guardare a retroscena, ciò che è behind, diceva lui, che spesso è anche qualcosa di oscuro, di una trama di potere, no? Lui faceva questi esempi in quel suo bel intervento. Ecco, un esempio che mi viene in mente è che il retroscena, in realtà, già i musei lo fanno, il retroscena di ciò che c'è dietro un quadro, il retroscena che c'è di cosa c'è dietro quell'opera, la bottega, il lavoro. Questa potenzialità è uscita negli ultimi anni in modo molto potente ed è, secondo me, ha delle potenzialità ancora enormi. Vi pongo come esempio il Museo Egizio di Torino perché la mostra che si è appena aperta è una mostra che utilizza quelli che sono i dispositivi multimediali che spesso vengono relegati soltanto a parte, diciamo così, come una sorta di compendio del percorso curatoriale, vengono invece messi all'interno del percorso. Puoi vedere la mummia dietro le bende, che è un po' il sogno di tanti bambini. Non posso aprire quel sarcofago, un po' perché è fragile, un po' perché non so mai che può succedere, no? Però io ho la possibilità di vederlo e vedere il retroscena, scena e retroscena. Questa è una grande, altra grande categoria sociologica che Goffman aveva introdotto nella metafora del teatro, scena e retroscena. Questa è un'altra grande qualità. Io che coordino, che sono presidente di un festival di documentari, la cosa per cui molto spesso vengono, il motivo per cui molti vengono a vedere i documentari è che vogliono vedere il retroscena del potere, della faccia, dello star system e via dicendo. C'è una grande fame, di verità e di annullamento delle intermediazioni. Questo ha dei risvolti inquietanti, lo sappiamo, nella politica, nei sistemi esperti, l'università sta entrando in crisi per questo, i musei entrano in crisi per questo. Ma non è per questo che noi dobbiamo in qualche modo trincerarci dietro il fatto che questo non possa essere un elemento da utilizzare e cavalcare. Cosa fa però il Museo Egizio? Forse ve lo ricordate, è diventato tristemente famoso recentemente per una polemica che l'ha coinvolto a livello politico. Perché iniziando a fare dei workshop come questi, workshop musei e migranti, un museo egizio, il primo museo tra l'altro del 1864, uno dei più importanti, dei più grandi, recentemente rinnovato, facendo questo, ma facendo anche altre cose, ad esempio con i carcerati,
quindi aprendosi a tutta una serie di attività apparentemente appunto aperte alla società, a un certo punto è arrivato a fare questa campagna. Sugli autobus, la metro di Torino, c'era questa campagna, si promuoveva la partecipazione della cittadinanza arabofona a visitare il Museo Egizio. Mi sembra una cosa sensatissima. Addirittura si diceva che c'erano degli sconti, uno per due, vedete? Questo ha dato vita, forse lo ricorderete, a un'interpellanza parlamentare, ad una polemica, ci sono stati dei partiti che sono addirittura andati a fare un picchetto davanti al museo e il direttore Cristian Greco è riuscito abbastanza bene a gestire questa cosa, gestendola aumentando il potere di identificazione della comunità, di quello che abbiamo detto oggi. Dov'è che si identifica una comunità allora? Nel conflitto. Il conflitto non significa, perché l'abbiamo sempre bistrattato, non significa creare, indebolire il corpo sociale, ok? Significa capire come costruisco un senso comune, un senso congiunto, ok? Significa svelare quel dato per scontato, quel taken for granted, che rinnova il senso. E i musei, purtroppo, sono pieni di dati per scontato. Per questo, ora non c'è Michel qui con noi, purtroppo bisogna dirglielo, i musei in Europa, in Italia, non fanno ricerca, non hanno la possibilità di fare ricerca, non hanno le risorse per fare ricerca. Ne fanno qualcosa, sì, però non ci riescono a farla come vorrebbero. Confermatevi se è vero, ecco, ok? Già è tanto se riescono a fare la normale amministrazione. Questo purtroppo è stato un grande fraintendimento, perché la ricerca non era la ricerca semplicemente per gli addetti ai lavori, ma significava risvelare le potenzialità intrinseche in un'opera, in un oggetto dentro una teca e farlo uscire. Vado a concludere quindi dicendo che un museo come luogo di conflitto, un museo come luogo del retroscena, vuol dire anche che i musei sono per l'appunto un luogo della costruzione finzionale e continua della memoria, non il deposito, i custodi della memoria. Se non facciamo questo passaggio, tutte le cose, a mio avviso, che sono state dette finora, non troveranno mai una strada per realizzare una modalità e una forma empirica di realizzazione. Ho l'impressione che, si diceva prima, nei confronti dei musei ci sia la stessa inquietudine, trattamento, disagio che c'è nei confronti del mondo della scuola. Tutti la criticano, tutti hanno in mente un'altra idea di scuola, tutti vorrebbero che fosse diversa, ma nessuno ne può fare a meno. Grazie. Grazie, perfettamente nei tempi, anche qualche minuto meno, quindi ottimo. Diamo allora adesso la parola a Nader Taiser. Sì. E ascoltiamo allora l'esperienza di questo spin-off che ci dà un'altra prospettiva sui musei. Bene, non so se... Ok, benissimo, mi sentite. Buonasera a tutti quanti e grazie dell'invito. So che da programma vi aspettavate il professor Giovanni Lombardo, ma era ad una riunione a Lecco e non è riuscito a raggiungerci in nessun modo, neanche con mezzi supersonici. E quindi immaginavamo un po' la problematica e sono venuto io a sopperire la mancanza. Vi ringrazio appunto dell'invito e cercherò di essere più rapido possibile, anche perché so che confidate tutti in me nell'iniziare il weekend e quindi spero di esaudire questo desiderio. Allora, partirei con una riflessione. Quando siamo entrati a questo convegno ci è stato consegnato, o almeno richiesto, di scegliere uno di questi tagliandini, questi adesivi. Questi adesivi sono dei goal, degli obiettivi, che sono stati costruiti durante un convegno dell'ONU e che sono contenute all'interno dell'Agenda 2030. Perché faccio questo preambolo? Perché
insomma, a seguito di tutti gli interventi, almeno personalmente, io mi porto a casa magari un concetto che ognuno delle persone che mi ha preceduto ha cercato di trasferirci. Allora, se dovessi scegliere una parola che racchiuda tutto quello che ci diremo da qui a tra poco, io vi consiglierei la parola impatto. Okay. L'impatto è quello che noi generiamo quotidianamente e continuamente nella società, nelle altre persone, nell'ambiente, nell'ambito economico e nell'ambito evidentemente sociale. Quindi partirei proprio da qua. Sacrifico le prime 10 slide dove spiego chi siamo come spin-off per raccontarvi una storia che poi vi tornerà utile alla fine dell'intervento. È una storia di impresa. Io, come anticipato, sono un ingegnere e quindi il mostro, diciamo, del convegno, perché forse un po' esterno, ma proverò a convincervi che tutto quello che è stato fatto, soprattutto per Muse, nella valutazione di impatto del social ROI, che poi andremo a declinare, ha un'utilità fondamentale per la definizione del museo stesso. Vi racconto una storia di impresa. L'impresa e la società si chiama Xerox, è una società che fa stampanti, magari qualcuno di voi la conosce. E, negli anni 70 era leader di mercato, intoccabile, loro erano i migliori, vendevano stampanti a occhi chiusi. A Palo Alto, in America, avevano un ufficio di ricerca e sviluppo. E qua mi collego al professor Mitchell e anche al professor Iervese, che hanno citato, insomma, questa parola, ricerca e sviluppo, inerente ai musei. Avevano questo ufficio, e in questo ufficio c'erano tanti ingegneri rinchiusi che hanno inventato tante cose. Loro queste cose non le hanno mai valorizzate. E si racconta che un tale Steve Jobs, quando ebbe l'opportunità di entrare in questo ufficio di Palo Alto, saltellasse da un bancone all'altro dalla felicità. Adesso vi spiego anche il perché. All'interno di questo ufficio, che non è mai stato valorizzato dalla società, perché non avevano mai fatto un'analisi delle possibilità che c'era nel sostenere tutto quello che veniva inventato là dentro, sono stati inventati oggetti come lo smartphone, come il mouse, come la tastiera, come il notebook, come il desktop. Quindi voi potete immaginare il cambio, l'impatto culturale, sociale ed economico che hanno avuto queste invenzioni, e che loro non hanno mai valorizzato, non hanno mai mappato e non hanno mai avuto la forza di dire: questo devono essere il nostro futuro. Xerox è fallita e Apple e Microsoft hanno ringraziato. Insomma, la storia poi è nota. Tutto questo racconto, quindi, come promesso, salto le prime slide, per capire che cos'è il social ROI. Il social ROI è una metodologia, ne esistono tante, per fare analisi di costi e benefici. Concetto che in questo periodo italiano è sulla bocca di tutti, ma non entrerò in argomento e neanche avrete la mia opinione. Quindi è una metodologia di calcolo di impatto. L'immagine in questo caso è molto esemplificativa, è inerente a tre ambiti, fondamentalmente analizza tre ambiti: l'ambito environmental, quindi ambientale, l'ambito sociale e l'ambito economico. Quindi, come dicono gli economisti, è triple bottom line, cioè bisogna andare ad analizzare tutti questi tre fattori, non possiamo più nel 2019 segmentarli, è un'ibridazione di competenze, come, diciamo, ci siamo detti fino ad ora. Inoltre, un altro concetto importante è quello della theory of change, che dobbiamo portarci dietro, teoria del cambiamento, come cambiano le persone a seguito di un'esperienza, nel nostro caso un'esperienza museale. Un'altra parola importante di questa slide che vorrei discutere con voi è stakeholder. Nel citare il professor Iervese, che mi ha dato uno spunto, nei musei come romanzi, gli stakeholder sono un po' i protagonisti, che possono essere primari e secondari. Gli stakeholder, per tradurlo in italiano, sono i portatori di interesse, sono tutte quelle persone che gravitano intorno alla nostra attività e in qualche modo ne subiscono o ne hanno degli effetti. Quindi è una metodologia che dà la possibilità all'azienda, quindi una strategia, di capire al momento
in cui viene fatta l'analisi, com'è la situazione in essere e come queste però possano influire sul futuro. Utilizza quattro metodologie, quindi come abbiamo detto l'analisi costi-benefici, ma anche l'analisi costi-efficacia, ovviamente la theory of change, la teoria del cambiamento, e anche metodi sperimentali, approccio contraffattuale, che ne parleremo tra poco. Allora, questa fa parte delle slide che salteremo. Ok, un altro concetto importante che vorrei trasferirvi è quello di impresa come stakeholder, cittadina della propria comunità locale. Ne è stato parlato anche in precedenza dal professor Colazzo. Dobbiamo uscire dallo schema che il museo è un'entità fissa. Abbiamo continuamente l'iterazione, l'interazione con persone che entrano e escono, che anche di primo impatto non sono attori principali del nostro processo, ma che in qualche modo ne subiscono un effetto. Poi faremo l'analisi puntuale di Muse e capiremo chi sono questi stakeholder. Benissimo, questo ne abbiamo parlato. Ok, un altro concetto importante è quello abbiamo detto, di impatto. Ma l'impatto non possiamo essere ovviamente solo positivi, e quindi abbiamo la necessità di capire anche gli impatti positivi che genera un'attività, ma anche gli impatti negativi. Non possiamo essere analitici e puntuali se non abbiamo questa suddivisione, questa distinzione. Ci siamo fermati. Ok, questa prometto essere l'unica formula che proietterò, e questa è la formula che viene utilizzata per il social ROI. Il social ROI è un numero che proviene dal ROI, Return on Investment, che è un indicatore economico che ci dice, a fronte di quanto io ho investito, quanto ritorno ho avuto economico. Il social ROI mi dà la possibilità di dire, a fronte di ogni euro investito, quindi di ogni euro che io metto all'interno della mia attività che sto andando a mappare, questo quanto mi genera economicamente, in termini ambientali, ma anche in termini sociali. È un numero, è la forza del social ROI, è che noi abbiamo un numero in mano. La formula la posso spiegare rapidamente, mi devo girare perché è tagliata. La prima è una sommatoria semplicemente, della proxy finanziaria, cioè quanto valore io do al mio outcome, moltiplicato ovviamente per il numero di outcome, l'outcome è il cambiamento nella persona, sottratto di deadweight attribution, di percentuali che io vado ad associare, poi li declineremo precisamente, che io vado ad associare a quello che sto andando a mappare in maniera negativa. Questo per evitare di sovrastimare il mio impatto. Quindi, in definitiva, il social ROI è un numero che mi dà un rapporto tra outcome e input, e ha una caratteristica molto semplice, è se negativo, minore di 1, io sto distruggendo valore, cioè con la mia attività non sto creando valore, né economico, né sociale, né ambientale. Se è uguale a 1 ho una neutralità, se è maggiore di 1 io sto creando valore, quindi la mia attività è profittevole sia in termini economici ma anche in termini di indotto sociale e ambientale. Un altro concetto importante è che deve essere suddiviso in valutativo, quindi in quello che c'è, e in previsionale, cioè quello che potrebbe succedere nel futuro. Anche qui mi collego a un concetto detto in precedenza, in fieri, in divenire. Il museo è un'entità in divenire e quindi abbiamo l'obbligo di capire quello che succederà anche nel futuro come driver del nostro business, perché evidentemente dovranno essere prese delle decisioni strategiche per il futuro. Ok, queste sono le percentuali che vi andavo a spiegare in sottrazione. Deadweight sono le percentuali che ci dicono cosa sarebbe accaduto di beneficio comunque senza la nostra attività. Noi non abbiamo, non pensiamo che tutto il beneficio attitudine al consumo culturale sia dovuto a noi. Noi siamo una parte e le persone, se torneranno in un altro museo, è anche grazie a noi. Ma posso anche allo stesso tempo produrre delle esternalità negative, non possiamo pensare di produrre solo impatto positivo. Oppure l'attribution, qual è stato il contributo da attribuire ad altre persone, quindi le altre persone che intervengono al nostro, quando io dico il nostro mi metto nei panni di Muse per esempio, e il drop off è come questo effetto decade nel tempo.
Evidentemente questo deve avere una validazione statistica e quindi vengono utilizzate il randomized control trial che vi spiegherò tra poco, l'analisi controfattuale e anche il gruppo di controllo, che sono delle tecniche statistiche. Vado rapidamente perché se no mi dilungo veramente tanto. Questa è forse la slide più importante e ci spiega la mappa dell'impatto, come viene costruito. Primo step è costruire, avere uno scopo, un obiettivo, quindi delineare quello che si vuole mappare. Primo errore è voler mappare qualsiasi cosa. Poi vanno definiti gli stakeholder, quindi coloro i quali intervengono nel nostro processo. Poi vanno definiti gli input da allocare per ogni stakeholder del processo. Gli output è il risultato dell'attività, ad esempio, museale. L'outcome è quello che è cambiato. E il dead weight attribution e drop-off sono quelle percentuali che io vado a sottrarre per andare a avere un impatto coerente con quello che è la realtà. E infine la fase di reportistica. Ok, qui vado avanti perché davvero, se no, ho preparato 1200 slide e qui scherzo ovviamente. Ok, decliniamo tutto quello che ci siamo detti, anche in maniera un po' rapida e sicuramente con tante domande. Io spero che le slide possano diventare patrimonio del convegno, che insomma tutti possiate attingere. E andiamo a capire cosa è stato fatto per Muse. Ok, queste sono le pubblicazioni. Qual è il contesto? Abbiamo un contesto personale, quindi le persone che interagiscono all'interno dell'attività Muse, un contesto fisico, quindi il museo stesso, che insomma è stato declinato in tanti modi durante la giornata di studio, e il contesto socioculturale, che può anche essere inerente alle persone che fanno parte di Muse stesso. Cosa si è andata a mappare? È andata a mappare l'attività di mediazione culturale. L'attività di mediazione culturale è un'attività che viene offerta alle persone che vanno a visitare Muse ed è un'attività diversa dall'attività common, dall'attività tradizionale. Vengono fatte delle visite molto più interattive con persone con degli attori di teatro che recitano proprio dei personaggi storici e quindi si calano nella parte che va oltre alla semplice visita classica. Bene, la domanda che ci siamo posti è: questa attività ha un impatto migliore di un'attività tradizionale? Arriveremo ai numeri. Se ricordate la mappa dell'impatto, torniamo un pochettino a ripercorrere i passaggi. Chi sono i nostri stakeholder? Li abbiamo suddivisi in stakeholder interni e stakeholder esterni. I stakeholder interni sono i dipendenti, il management, quindi tutte le persone interne di Muse, ma anche chi fa attività di teatro e di guida. Ma chi sono i nostri stakeholder esterni? Forse questo è un po' più interessante. Sono tutto l'indotto, tutte le persone che gravitano intorno, quindi possono essere i bar, i ristoranti, gli alberghi, tutte le persone che, grazie a Muse, che se riesce ad essere attrattiva per una sola persona in più, questi hanno un beneficio. Le scuole, le famiglie, ovviamente la pubblica amministrazione, la città di Firenze, che potrebbe avere un beneficio o meno, dobbiamo ancora vederlo, e le persone portatori di disabilità. Ok, questa è un po' ripetitiva, finalmente abbiamo un valore. Questo è il social ROI, che è stato calcolato per Muse nel 2017. L'attività di Muse 2017 ha creato un impatto di 3 milioni e 3 circa di euro, che detto così non ci dice molto, ma l'indicatore social ROI invece ci dà una mano, ci dice: attenzione, il social ROI è di 3, vuol dire che per ogni euro che Muse ha investito è riuscito a triplicare il valore fino a 3 volte. Questi 3 euro non sono euro che si sono messi in tasca qualcuno. Di questi 3 euro probabilmente se ne è messo economicamente ne rimane uno solo, ma gli altri 2 sono entrati nell'indotto delle persone che sono intorno a Muse e a tutta l'attività che svolge Muse. È stata fatta anche l'analisi previsionale, seguendo i trend che ci sono stati forniti e i trend delle persone che hanno e avranno, insomma, poi vi farò vedere anche questi dati, che hanno intenzione di replicare una visita a seguito di una visita avvenuta con mediazione culturale, e addirittura qua riusciamo a quadruplicare il nostro valore.
Questo è un po' il risultato, molto graficato, però ci fa vedere come l'impatto è ripartito per ogni stakeholder, che sono quelle persone che abbiamo visto in precedenza, e quanto genera in euro, quindi un numero, un valore, per ognuno di essi. Quali sono stati gli output? Allora, gli output sono stati 40.000 studenti che hanno visitato Muse nel 2017, di cui il 65% del campione che abbiamo analizzato dichiara che ha intenzione di replicare questo tipo di visita non solo all'interno di Muse, ma anche in altri musei, in giro per l'Italia, probabilmente per il mondo. Quindi questo ci dà un dato molto importante, che un'attività funzionale è positiva per tutto il sistema. Inoltre anche il 16% degli insegnanti ha dichiarato di voler aumentare e quindi pianificare nuovamente le attività museali di questo tipo per l'anno successivo. Prima vi parlavo di un po' di statistica. L'analisi controfattuale ci dice qual è stato il cambiamento. Noi dobbiamo fare il calcolo dell'impatto tra persone trattate e non trattate, e tra persone che hanno prima, cioè bisogna mappare prima del trattamento e dopo il trattamento. Quindi ai ragazzi è stato sottoposto un questionario prima di fare la visita Muse e dopo la visita Muse. Questo per capire e per quantificare quanto cambiamento c'è stato in loro allocabile alla visita. Questo è il randomized control trial, cioè l'RCT, chiamato in italiano RCT. Dato un campione, la totalità della popolazione, noi dobbiamo andare a mappare chi ha ricevuto il trattamento e confrontarlo con chi il trattamento non l'ha ricevuto. Questo per validare tutta la nostra ricerca, altrimenti noi potremmo dire sì, l'attività è stata positiva e non abbiamo nessun tipo di analisi o di opinione opposta. Infine, concludo l'intervento parlando un attimino dei risultati. Sono stati mappati benefici in termini di miglioramento della flessibilità mentale, sono state mappate un miglioramento delle abilità sociali, un aumento della motivazione sia nell'utilizzo di servizi museali. C'è stato anche un miglioramento dello stress e della gestione propria e delle risorse, e infine una maggiore attitudine al consumo culturale, al cosiddetto consumo culturale. Ora stiamo progettando l'analisi SDROI per il 2019. Questa prevede alcuni cambiamenti. Innanzitutto la prima, che ci dà la possibilità di avere un benchmark con la prima analisi previsionale dell'anno scorso. Quindi vediamo se siamo stati ottimisti o meno. Inoltre abbiamo deciso di ampliare il numero di stakeholder, quindi aumentiamo il campo di analisi. Inoltre risulta essere importante aumentare il campione, questo perché diventa statisticamente validante. E l'analisi della sensitività è un'analisi per scenari che verrà fatta. Insomma, vi invito poi magari a frequentare il sito del Muse, dove potrete trovare l'analisi fatta per il 2019, c'è già quella del 2018. Quindi a conclusione, perché è importante misurare l'impatto economico, sociale ed ambientale in generale delle attività, in questo caso delle attività museali? Innanzitutto perché ci dà la possibilità di mappare la nostra attività e quindi tutti i rapporti e le dinamiche di causa-effetto. Inoltre perché magari potrebbe far emergere delle problematiche che noi non riusciamo a vedere, tipo Xerox, che aveva un'opportunità in casa e non l'ha mai sfruttata. Inoltre diventa uno strumento di governance e quindi che aiuta il processo decisionale delle persone che devono prendere decisioni per un'attività. Inoltre è un modo per coinvolgere gli stakeholder in un processo di analisi e che si sentono parte di un processo analitico che ci dà poi un risultato. Infine, brand reputation, quindi miglioramento della reputazione sia dell'attività e sia dell'ente, che in questo caso è Muse. Grazie.
sia per i tempi sia per le ulteriori sollecitazioni in questo scorcio di giornata, ma decisamente ricco, ricco su entrambi i fronti, perché sia per quanto riguarda le sollecitazioni del professor Iervese, che attraverso anche il discorso dell'engramma e dell'esogramma ci riportava anche a quei processi di apprendimento e dell'azione educativa stessa che il museo può determinare, anche all'attenzione che dobbiamo porre quando pensiamo che il museo, e più volte è stata richiamata questo aspetto, diventa un fattore di co-costruzione di identità dinamiche. Sì, però nella misura in cui riesce anche a rendere fattibile il riconoscimento del soggetto in quello che il museo stesso espone, perché invece spesso non sempre questo accade, per cui la continuità è assolutamente importante, cioè quello che noi troviamo deve richiamare qualcosa nel nostro engramma che ci consenta poi di rivitalizzare e riattualizzare la nuova esperienza che stiamo facendo. Da qui anche l'esigenza, per esempio, di una precoce avvicinamento mediato alla realtà museale e non solo, direi in generale a quello che è il patrimonio culturale, e quindi anche al ruolo della mediazione. E sul ruolo della mediazione ci porta anche l'ultimo intervento, pur con una misurazione di tipo differente ma molto importante, perché spesso è quello che noi ci poniamo come problema. Quando ad apertura, diciamo, della sessione pomeridiana citavo appunto gli studi sugli ecosystem services, uno dei fattori più difficili all'interno di questo filone di ricerca è proprio l'individuazione degli indicatori che consentano di misurare quanto la perdita di cultura potrà incidere sullo sviluppo sostenibile del pianeta. Perché a differenza di altri servizi ecosistemici più misurabili, penso al suolo, penso all'acqua, penso all'energia, la misurabilità dell'impatto che la perdita di patrimonio può avere rispetto alla disfunzionalità della vita sul pianeta è difficilissima. Uno dei fattori è proprio la dimensione educativa, ma non è misurata. Sinceramente ho perso anche un po' di tempo in una ricerca del genere, ma è molto difficile. Sollecitazioni come quello dello SROI fanno pensare ad un potenziale intreccio. Sicuramente ci sono tante ricerche sugli indicatori di benessere, quindi su quanto la fruizione del patrimonio incide sul benessere, e anche gli indicatori che qui venivano richiamati lo dimostrano. In sala c'è la Glenda Galeotti, ha fatto una ricerca proprio su indicatori del benessere rispetto alla fruizione di ecomusei, e quindi siamo in una situazione diversa, e i dati raccolti dimostrano questo tipo di correlazione tra fruizione del patrimonio e miglioramento dello stato di benessere delle comunità. Ma andiamo in positivo. I rischi ci diventa più difficile andarli a misurare, però sicuramente se guadagniamo vuol dire che se non lo facciamo perdiamo. Sicuramente è un po' riduttiva come tipo di conclusione, ma ci dice anche che è un campo aperto. E ci consente anche di fare una riflessione sulla molteplicità di punti di vista con cui possiamo guardare al patrimonio, perché effettivamente anche oggi pomeriggio abbiamo sentito un intervento di un professore di estetica, di storia dell'arte, arte contemporanea, sociologia, economia, ma vediamo che è un'economia che ha un forte risvolto sull'impatto sociale poi della nostra fruizione. Il professor Colazzo con uno sguardo pedagogico. Questa mattina abbiamo visto ulteriori sguardi, insomma effettivamente non possiamo prescindere sinceramente da un approccio di analisi olistico o sistemico al patrimonio, quindi qualunque altro approccio, se non entra in complementarietà con altri, rischia di essere riduttivo. Questa è anche una grossa sfida, perché è una sfida sia in termini di ricerca in chiave interdisciplinare sia in termini di progettazione di interventi, perché qualunque tipo di una ricerca come quella che sta portando avanti l'Università di Genova attraverso lo spin-off e la rilevazione di questo tipo sicuramente poi può dire molto su cambiamento organizzativo, cambiamento dei servizi di mediazione, e quindi entra in gioco anche tutto quello che può essere l'educazione, l'azione educativa del museo attraverso le scuole, ma anche quella che può essere una lettura diversa dal punto di vista storico-artistico dello stesso patrimonio che i servizi di museo stanno mediando.
Comunque, siamo a fine giornata, quindi se no iniziamo un altro convegno, però sarebbe auspicabile invece chiuderlo con le vostre domande. Quindi se davvero da parte del pubblico ci sono delle richieste di chiarimento, di curiosità, chiarimenti da chiedere ai nostri relatori, dedichiamo questi ultimi minuti ad interventi. Prego. C'è qui il microfono? Forse. Buonasera. Funziona? Sì. Volevo chiedere al dottor Iervese una cosa. Mi ha incuriosito tra le righe, che abbiamo visto degli esempi bellissimi appunto di musei, diciamo, che sono riusciti a sviluppare un certo livello di eccellenza, no? Questo M9 di Mestre, lei ha detto che a Firenze non sarebbe stato possibile realizzarlo. Questa cosa mi ha colpito, diciamo, al cuore. Ecco, vorrei capire perché. Questa è la prima domanda. E poi invece, per lei, la domanda che volevo fare, che mi riguarda un po' in prima persona, era se è possibile precalcolare quali sono le prospettive di sopravvivenza e costi-benefici nella fondazione appunto di un nuovo museo. Quindi qui noi abbiamo parlato, correggetemi se sbaglio, valutato quali erano le statistiche del museo, che è un museo che era già stato comunque aperto, è avvenuto a posteriori, quindi se c'è un calcolo a prioristico e capire appunto se sia possibile valutare da parte di entità anche extra istituzionali un intervento di investimento per l'apertura di nuovi musei. Queste sono le mie due domande, un per uno, spero di essere stato abbastanza chiaro. Grazie. Ce ne sono altre di domande prima di dare la parola ai nostri relatori? Salve, volevo chiedere se, ok, come il social ROI serve a calcolare, volevo sapere se in ambito museale il social ROI viene usato anche per calcolare l'impatto ambientale, perché da quello che ho capito è proprio un calcolo che comprende queste tre dimensioni, ambientale, sociale ed economico, però poi nell'analisi di Muse non è stato preso in considerazione, quindi ero curioso di sapere se poi in generale nei musei viene usato. Grazie. Altre domande? Penso che allora possiamo dare a voi la parola. Ti ringrazio per la domanda, perché se c'è stato, perché poteva essere un fraintendimento. No, nulla è impossibile, nemmeno a Firenze. Io nel discorso intendevo dire che i musei come li intendiamo a Firenze sono musei che hanno una loro anche, come dire, un valore, una forza, ma anche tanti vincoli presentano, perché nascono in un contesto che è un contesto di interrelazione. Va detto che non è un caso che M9 nasce a Mestre e non a Venezia. Non è un caso che M9 nasca in un luogo che aveva bisogno ed era predisposto ad assorbire nuove forme di socialità e a trasformare anche, come dire, in cerchi concentrici l'ambiente circostante. Perché esatto, di bonifica, quello che sta facendo M9, non so se ci riuscirà, ci sono anche degli aspetti per me criticabili, ecco. Per il momento, diciamo, in quella fase di start-up in cui i capitali sono ancora freschi, per cui sembra che facciano di tutto, c'è una grande sbornia, però l'idea è quella di utilizzare come un grande sasso in uno stagno, per cui l'epicentro produce delle onde concentriche e comunque produce altro. Ad esempio, c'è un centro commerciale a fianco che ha dei vincoli di relazionarsi sia per tipologie merceologiche, sia per qualità dell'architettonica, eccetera, al museo. Quindi c'è una sorta di generazione, di fetazione. Ecco, questo io credo che soprattutto nella Firenze che viviamo, la Firenze del centro, sia
effettivamente molto difficile che avvenga. Ci sono tanti altri luoghi da rigenerare, che io credo che la sfida di Firenze sia proprio quella, anzi, io sono tra quelli che, se si dovesse aprire un dibattito, addirittura un gruppo di pressione, direi proviamoci, accidenti, altro che, non volevo ingenerare questa fraintendimento e grazie. Posso permettermi di anticipare un attimo una domanda che hanno fatto a te, soltanto per dire che sulla questione dell'ambiente, che molto sorprendentemente, però magari non è sorprendente perché adesso ci dirà se è così, quei tre insiemi che abbiamo visto, no, quelle tre sfere, sono le stesse, identiche, che la Commissione europea, la Commissione Brundtland, credo nell'89-90, fece per determinare che cosa significava sostenibilità. Sostenibilità significa l'incrocio di environment, di ecologia, diciamo così, di equity sociale, il terzo è l'economia, autosostenibilità. Quindi quello che lei dice, proprio in un altro ambito, che non so se è stato preso ad esempio anche dallo studio e dallo SROI, ma determina proprio il concetto, il calcolo di sostenibilità. Mi permettevo di trovare... Certo, giusto. Allora, grazie per entrambe le domande, ovviamente. Partirei dalla prima, che riassumo, se ho capito bene, la possibilità di precalcolare e l'impatto che potrebbe generare la creazione di un nuovo museo. E la risposta è sì, si può fare, la risposta è no, non è già stato fatto. Mi spiego. L'importante è mettersi d'accordo sull'errore che noi potremmo compiere nel fare questo tipo di analisi. In statistica e più in generale in matematica ci affidiamo evidentemente a un indicatore che è l'errore che noi compiamo nel fare questa stima. Evidentemente, se noi abbiamo la possibilità di avere un campione esistente di persone che utilizzano il nostro museo, perché la metodologia ci dice bisogna intervistare le persone e capire qual è il loro cambiamento personale, noi commetteremo un errore molto minore di una previsione futura di fruizione di qualcosa che non c'è ancora. Quindi, dal mio punto di vista sarebbe estremamente interessante farlo, in generale per qualsiasi tipo di attività, consci dell'errore che potremmo compiere nella nostra curva, diciamo, nella nostra curva statistica, dell'errore che potremmo compiere. Quindi assolutamente sì, la metodologia lo prevede appunto di essere sia valutativa che propositiva per il futuro, ma su qualcosa che esiste. Farlo su qualcosa di non esistente risulta sicuramente essere una sfida, però concettualmente fattibile, mettendosi d'accordo. Quindi grazie per la domanda, interessantissima. La seconda, collegandomi insomma agli interventi, se è stato fatto anche un calcolo ambientale. Allora, la prima parte è la parte metodologica, quindi se io vado a calcolare il social ROI come è accaduto di un'acciaieria, voi capite bene che l'impatto ambientale sarà evidentemente molto importante, perché abbiamo sversamenti di acqua, di CO2, ma anche per il calcolo di Muse è stato fatto, non l'ho riportato perché il convegno era un po' più declinato sulla società e quindi avendo poco tempo ho preferito focalizzarmi sull'aspetto sociale, ma l'aspetto ambientale è importante e mi spiego in che modo è stato fatto. Alle persone è stato chiesto la loro provenienza. Voi capite bene che venire a visitare Muse dall'America ha un impatto diverso di venire da Roma. Quindi nel calcolo il tool prevede meno la CO2 prodotta. La CO2 è monetizzabile, esiste una borsa della CO2 dove vi è una compravendita, le imprese che inquinano tanto comprano CO2 dalle imprese che non inquinano, paradossale, ma è così, piuttosto di non inquinare comprano CO2 dagli altri, quindi questo è un esempio. Quindi sì, è stato fatto. Poi se Muse fa attività di efficientamento energetico o di sensibilizzazione ambientale, tutto questo diventano più nel nostro tool e più milioni che vanno a impattare positivamente sul nostro calcolo.
spero di essere stato esaustivo. Grazie. Bene, ci sono altre domande? Credo allora, chiedo anche a Valentina di, se vuole venire per un saluto, e penso che possiamo quindi chiudere la giornata. Ringraziamo tantissimo Muse per l'opportunità che ci ha dato di collaborare insieme. Grazie e organizzare la giornata. Ringraziamo i relatori e tutti gli ospiti presenti, venuti anche da lontano, che ci hanno onorato della loro presenza, e ringraziamo anche gli studenti che hanno seguito i nostri lavori e tutti coloro che seguono con attenzione e sono appassionati a queste tematiche. Valentina? No, nulla, un saluto, buona serata a tutti, vi lasciamo andare, vi ringraziamo di aver resistito fino al termine della giornata. Per noi è sempre, insomma, sono ore preziose, piacevoli, e quindi nulla, grazie a tutti davvero. Buona serata e buon weekend. Vi ringrazio per la citazione al Museo Egizio, perché come vince dal mio nome.